Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. This episode is brought to you by Meta for Work. It's not just sci-fi anymore. Virtual and mixed reality are transforming how business works. Architects can use mixed reality to walk through buildings that aren't even built yet. People from around the world can meet up in more immersive ways, working shoulder to shoulder in virtual spaces to get real work done. And all sorts of professionals are getting hands-on training in safer, more cost-effective virtual environments. Meta for Work. Work smarter, closer, safer, together. Visit forwork.meta.com to learn more. Firenze in quel fine 400 vive un'epoca unica. C'è un grande boom economico, è l'era dei mercanti, è un'era in cui tutti si sono schifosamente arricchiti. Ci sono ricchi, come i medici, che avevano già creato una casata nobiliare pur non essendo nobili. Però del resto chi aveva nulla da ridire? Ricchi sono ricchi, vivono come dei nobili. Perché qualcuno dovrebbe dubitare? Lo stemma c'è, la casata c'è, uno stemma fatto a sei pallini, che, che sono come le, le pasticche, come appunto i medici. Perché? Perché la medicina ai tempi era un'arte, non era un, un aspetto solo scientifico, l'arte del curare. Non è che c'erano le medicine, c'erano delle, eh, delle credenze anche popolari, c'erano delle erbe, delle, degli aspetti naturali che venivano eh, utilizzati per, per curare le persone. Nulla che non trovate nel De Materia Medica, ma questa è questo è un altro discorso. I medici si erano proprio inseriti a Firenze quasi... Non dico come dei dittatori, dei tiranni, perché no? C'era un, un contesto diverso. Firenze resta comunque una repubblica, o comunque quando non lo è stata, aveva un cuore repubblicano. Non, non è un posto in cui si poteva giocare a fare il tiranno. Però. Il potere dittatoriale ha comunque bisogno del consenso del popolo e a un certo punto, quando ci sono tanti che parlano, è il popolo stesso che richiede e richiama una figura autoritaria. Concetto sdoganato da Machiavelli nel principe. Ecco perché ne faccio riferimento. Non è una mia idea, magari la è, non lo è, non è importante. Quello che conta è che... È tutto connesso alle, agli ideali di, di quei tempi e, e sul perché poi Machiavelli si ritrova in determinate circostanze. Alla morte di Lorenzo il Magnifico abbiamo l'ascesa di Girolamo Savonarola, un oratore, uno che si è costruito con le sue parole, con la verità, con la capacità di arrivare alla gente. Un uomo di Chiesa, certo, ma scomodo anche alla Chiesa. Difatti, morirà proprio eh, fatto fuori dalla Chiesa stessa. Lo ricorderemo eh, negli anni, verrà rivalutato. E questo è, è un aspetto in comune con Machiavelli, che inoltre è lì che inizia ad avere delle cariche importanti per quanto riguarda. Firenze e quindi per quanto riguarda proprio lo Stato perché eh, Firenze in quel momento era lo Stato italiano e questi due personaggi vanno in una direzione che è la stessa ed entrambi dicono cose che non vanno dette. Savonarola addirittura portava eh, delle predicazioni sulla povertà e iniziava ad avere una popolarità antimedici. Lui vedeva non una Firenze come Nuova Atene, ma addirittura una Firenze come Nuova Gerusalemme. Un, eh, un opposto quasi di, di, di quell'idea quell che aveva Lorenzo il Magnifico. Che secondo me erano due realtà che potevano combaciare, ma purtroppo... A quei livelli non funziona così. Savonarola viene ucciso. Scomunicato, dimenticato da Dio, poi rivalutato negli anni come Machiavelli. Arriva Piero Soderini a comandare. Uno scemotto. Uno che rispetto a, a questa gente non in testa, non c'è niente. Cioè, Machiavelli parliamo di un genio. Savonarola parliamo di un rivoluzionario. Lorenzo De Medici, comunque parliamo di un grande personaggio. Piero Soderini non, non lo possiamo ricordare nella storia per chissà quali doti. E infatti è, è Machiavelli che è sottosegretario alla, alla seconda Cancelleria della Repubblica di Firenze eh, o segretario vice di Marcello Virgilio Adriani che inventa la... La, la scienza politica è praticamente amministra il tutto fino a quando non tornano i medici con Giovanni dei medici, e appunto Machiavelli viene preso, accusato di essere di ideali repubblicani e viene sbattuto in carcere e torturato. Fondamentale perché qui. Machiavelli, in una situazione direi non di comfort, inizia a scrivere le opere che poi sono rimaste nella storia. Machiavelli fa quello che fa, dice quello che dice, scrive quello che scrive perché vuole dimostrare a tutti quanti di avere i meriti per poter tornare ad una carica importante. Machiavelli ci tiene tantissimo a contare qualcosa, ci tiene tantissimo ad essere parte integrante del mondo politico e non solo, ci tiene tantissimo a esprimersi. Per lui è fondamentale anche avere comunque la benedizione dei piani alti. E quindi di conseguenza che cosa fa? Inizia a scrivere delle cose che dimostrano che lui ne sa più degli altri. Se ai tempi ci fosse stata una graduatoria per essere incoronati re, considerando che non c'era ancora il Regno d'Italia, quindi proprio sto, sto dicendo una, sto inventando un'ipotesi campata nell'aria, però se ci fosse una graduatoria per meriti, Machiavelli meritava. E lo dimostra. Con i fatti, non con le chiacchiere. Prende la penna e scrive un trattato. Un trattato che, uno, descrive i vari principati. Ti fa una descrizione chiara e concisa, raccontando le varie tipologie di stati, a partire dal modo in cui si sono formati. Eh, quindi no, possono essere ereditati o tenuti con le armi quindi con la forza o con le virtù personali di un principe cioè, possono essere principati misti, civili ecclesiastici ti fa una descrizione totale una infarinatura di quello che è il mondo politico di allora come prima cosa per inserirti con degli esempi chiari il principe è un trattato che può leggere anche un bambino e lo capisce Eppure è scritto in maniera anche semplice, ma cioè, porta concetti complessi. E qui la grandezza. Cioè, è riuscito a rendere pop un qualcosa di molto, molto, molto eh, poco commerciale. Dopodiché, si sofferma sugli eserciti mercenari. Per lui è chiaro. Non è possibile! Viviamo in uno Stato in cui si fa guerra in continuazione tra eh, stati che oggi si amano, domani si odiano. Eh, gli eserciti sono formati solo da mercenari, che basta pagarli di più e eh, ti hanno tradito. Quindi per lui è chiaro: è ora di eh, creare eserciti formati da soldati che vogliono combattere per un ideale. Quindi le, non è un invito alla guerra, è un invito all'ideale. È un invito a trasportare le persone verso quel qualcosa che le fa vibrare, verso eh, una ragione per cui vale la pena morire e di conseguenza per cui vale la pena vivere. Solo dopo queste premesse abbiamo un'illustrazione di quella che dovrebbe essere la figura del principe. Questi capitoli rendono la figura di Machiavelli spregiudicato. Perché, cavoli, ma questo non l'ha imparata la lezione, mi sa. Dice delle cose senza freni. Ed è questo che spaventa all'autorità. Perché Machiavelli dice che il principe deve essere disposto a scendere all'inferno per il bene del suo popolo. Ogni mezzo. Quando il gioco è sporco, attenzione, quando il gioco è sporco, è lecito per giungere al giusto fine. Possiamo essere crudeli, calcolatori, dobbiamo saper dissimulare, sapendo sempre bilanciare cinismo e bontà, perché comunque un principe, altrimenti verrà fatto fuori. Un principe deve essere saggio, razionale, benevolo, ma furbo come una volpe e forte come un leone, capace di tutto se messo alle strette. Se messo alle strette. Quindi non solo il fine giustifica i mezzi. E queste sono cose scomode. Perché chi è disposto a scendere all'inferno, quindi a condannare la propria anima per il popolo, questo grande gesto d'altruismo? Chi? È per questo che era scomodo Machiavelli. Poi, ripeto, il gioco sporco. Molti mafiosi hanno ammesso, anche molti criminali, che poi no, hanno, fatto, hanno avuto un'ascesa che il principe di Machiavelli li ha ispirati e li ha aiutati in qualche modo a portare avanti i loro imperi criminali. Proprio perché si parla di un gioco sporco. E nel gioco sporco ci sono altre regole. Quindi la verità, ragazzi, dipende da chi la vede. Perché un cuore puro che legge il principe vede una figura eh, che comunque può... Fare solo del bene per il popolo un criminale legge il principe e vede una figura che può sterminare chiunque, senza aver paura di guardarsi allo specchio. Ma dov'è la verità? La verità è che bisogna capire a che gioco stiamo giocando, appunto. E se uno è un mafioso o è un criminale di una certa caratura. Non è il principe di Machiavelli che gli ha cambiato la prospettiva. Se io uso un coltello per tagliare la carne, per tagliare la frutta, per cucinare, il coltello è un grande strumento. Se io vedo un coltello e vedo un'arma con cui uccidere, il problema è mio. Non del coltello, non di chi ha inventato il coltello, perché la scienza politica è l'arte di governare, ho detto arte, perché qui, qui parliamo di un artista, parliamo di, un, di una realtà che aveva rispetto e amore per l'arte e per gli artisti. Quattro, abbiamo un'analisi delle colpe commesse dai vari principati, un rapporto tra virtù e fortuna, intesa come destino, il destino che ha gran parte delle, de, de, degli aspetti della vita in mano, i capricci del destino, della fortuna, che è donna, mutevole, istintiva, difficile da prevedere, incontrollabile, la base di tutto quanto, la base di tutto ciò su cui fare affidamento. E poi... Un'ultima parte, una esortazione a chi se non Lorenzo De Medici, Duca d'Urbino, non il magnifico, di Lorenzi De Medici ce ne sono stati tanti, tutti con una grande personalità. E poi c'è Lorenzo De Medici, Duca d'Urbino, che è l'ultimo di, di, di questa generazione nominale, a cui Machiavelli praticamente dedica tutte queste opere, ma più che una dedica è un... Guardami quanto sono bravo, dammi il potere che merito, io posso aiutarti. Perché poi questa, questa dedizione sua ai medici che invece lo hanno un po' visto come un pericolo, come uno che poteva ribaltare tutto contro di loro, e poi la pagherà, quando i medici non saranno più al potere. Machiavelli non sarà più affidabile per un nuovo ruolo di potere, morirà triste solo, ehm, senza, senza aver avuto quello che desiderava. E quindi esorta Lorenzo De Medici, duca d'Urbino, a mettersi a capo degli stati italiani, guidare il paese verso una nuova era, lavorando contro gli stranieri non contro gli altri stati italiani, quindi Venezia, Firenze, Milano, uniamoci tutti insieme e cacciamo tutti quelli che non fanno parte di, de, della nostra cultura come usanza, come, ehm, come caratteristica, abbiamo delle cose in comune anche se ci facciamo la guerra e poi ci alleiamo. Andiamo a togliere chi non ha nulla in comune con noi. Facciamo la guerra a loro. Che loro ci stanno facendo guerra. Allora, prima che ci ritroviamo a non poterci fare più la guerra tra di noi. Perché a vincere è un nuovo nemico. Iniziamo a vedere. Iniziamo a capire che siamo amici. E eh, eh, queste sono cose che vengono dette tanti tanti anni prima che il regno d'Italia poi diventa realtà. Cioè, Machiavelli è il. Vero ideatore del Regno d'Italia. Punto.